Questi sono giorni importanti per il futuro del calcio biancazzurro. L'ex portiere del Pescara, come vede il futuro di questa squadra, di questa società? Si parla dell'ingresso di nuovi soci e si guarda alla prossima stagione. Ma l'ingresso di nuovi soci può sicuramente portare bene, anche perché vuol dire avere delle disponibilità finanziarie maggiori per poter fare una squadra migliore. Sicuramente dobbiamo stare attaccati a questi colori che sono importanti per la città. E ultimamente questa magari vicinanza è mancata. Diciamo che se si riforma un gruppo importante si può fare sicuramente bene e ritornare in quei lidi dove il Pescara è abituato a stare e ci deve stare, ecco, quello sì. Quando giocavi tu spesso lo stadio Adriatico era pieno, ribolleva di calore e di entusiasmo. Negli ultimi anni questo entusiasmo è un po' venuto meno. Secondo te perché e come si può recuperare questo entusiasmo? Ma l'entusiasmo si recupera con i risultati, e i risultati sono la cosa più importante. Bisogna cercare di fare mente locale, di cercare di creare un'ottima squadra, una buona squadra che ci possa permettere di credere ancora in un futuro importante, ecco, quello sì. Si fanno tanti nomi di allenatori, anche quello ricorrente di Zeman, secondo te è una strada percorribile anche per riportare entusiasmo a Pescara? Ma io penso che all'interno della società ci sono le persone indicate per scegliere l'allenatore. Io dire sì Zeman o non Zeman, sicuramente Zeman ha fatto la storia qui, potrebbe essere un ritorno importante per tutta la città, però gli addetti ai lavori sanno quello che devono fare, sicuramente faranno un'ottima squadra per poter riportare il Pescara a grandi livelli. Ecco. Per chiudere Paolo, tu sei un ex portiere e nel Pescara c'è un portiere che si sta facendo davvero apprezzare di questi tempi, è Sorrentino, che tra l'altro tu conosci bene. Ma Roberto lo conosco molto bene perché ho allenato un anno all'Angolana prima che andasse proprio al Pescara. È un ragazzo eccezionale, un ragazzo umilissimo, già si vedeva allora che aveva una marcia in più rispetto agli altri. Non posso che augurare un bene a lui e alla sua famiglia, perché è un'ottima famiglia e lui è un bravissimo ragazzo di sani principi, e questo può permettergli di arrivare a grandi livelli.